Un'emergenza che dura da anni e che ormai sembra essere diventata l'odissea infinita dei comuni attraversati dalla collina di Vampolieri. Stiamo parlando della questione sollevata ormai da anni dal sindaco di Acicastello Filippo Drago riguardante lo smottamento idrogeologico e il dissacramento morfologico della zona collinare dei territori castellesi di Acicasena e Valverde. E la questione viene oggi affrontata anche dalla provincia a seguito della nota inviata dal comune di Acicastello all'assessore territorio e ambiente onorevole Domenico Rotella, toni accesi durante l'incontro nel corso del quale l'onorevole Filippo Drago ha manifestato più volte la sua preoccupazione per un'emergenza che continua ad essere aggravata dalle continue concessioni edilizie. Sul piano delle emergenze visibili a tutti e non soltanto ai tecnici, bisogna intervenire immediatamente, non si può perdere un secondo. E poi naturalmente vogliamo capire, visto che il vincolo non riguarda il territorio di Acicastello, anche se è da un punto di vista, no, soltanto da un punto di vista normativo, ma dovrebbe riguardare l'intera collina, cosa intendono fare nell'attuare questi piani di completamento. Ci hanno assicurato che non ci saranno nuove edificazioni, non abbiamo motivo di non crederci, ma naturalmente la nostra attenzione rimane altissima. Il sindaco di Acicastello mi ha scritto una nota chiedendo che la provincia si interessasse della questione di dissesto idrogeologico collina di Vampolieri, cosa che ho puntualmente fatto. Ho chiamato i tre sindaci Acicatena, Acicastello e Valverde che sono interessati a questa collina. Ho parlato col prefetto, la quale mi ha assicurato che si occuperà di questa vicenda, mi ha detto di informarla del sopralluogo di oggi, abbiamo fatto un incontro una settimana fa. Qui c'è un'emergenza vera che riguarda un pezzo di territorio siciliano, che non riguarda un comune o una singola provincia, riguarda un pezzo di territorio siciliano a cui si deve dare una risposta, e mi rivolgo alla regione e mi rivolgo naturalmente anche al governo nazionale. Perché non è possibile immaginare che qualche giorno troviamo le case di Acicatena su Acicastello e il sindaco Drago potrebbe vedere aumentato il numero degli elettori. Allora, su questo io credo che noi dobbiamo dare risposte. Finito questo sopralluogo dove ci accorgiamo che ci sono emergenze vere, strade che probabilmente rischiano di franare e case che sono in una situazione precaria, problemi anche di rilascio di autorizzazioni, di ulteriori costruzioni in una collina che è stata ampiamente dissacrata, io credo che una volta che vengono individuati i problemi, vanno trovate anche le soluzioni.